l'azienda di avere una maggiore partecipazione e collegialità alle scelte che comunque ha operato e che dovrebbe operare, perché comunque aver conclamato diciamo così, l'operazione verità che hanno detto sul bilancio non può rimanere solamente un atto economico fiscale, è utile solamente ai soci, ma noi dobbiamo dare delle risposte alla nostra gente, ai lavoratori. Se fino a ieri la politica li ha assunti, oggi la politica non li può lasciare allo sbando. Quindi per quanto ci riguarda, noi pretendiamo di sapere fino in fondo come si intenderà organizzare l'azienda e come pensa di andare avanti. Questo è l'obiettivo primario e fondamentale per quanto ci riguarda. Temete che ci siano esuberi o che si apra una stagione difficile con contratti di solidarietà? Siete disponibili? Beh, guardi, la vicenda degli esuberi è da anni che viene detto che in questa azienda più che dare a bere aveva dato a mangiare. Attendiamo il piano, verificheremo. Oggettivamente ci possono essere, come da tempo viene detto, un'incongruità, una sorta di piramide capovolta, non la dice solo questa amministrazione, è stata detta anche da altre amministrazioni, oramai questo io da Maselli, addirittura da Madaro all'epoca. Però, ripeto, dobbiamo andare a fondo e verificare bene come una riorganizzazione, una ridislocazione del personale sia fatta in maniera degna di questo nome e accompagnata, diciamo così, senza dei sacrifici umani in termini politici, perché qui dentro poi a secondo di quale area sei puoi trovare la fortuna o la sfortuna. Ecco, questa cosa è una cosa che non ci appartiene come organizzazioni sindacali, dobbiamo andare fino in fondo e capire bene come questa azienda importantissima deve continuare a mantenere e dare delle risposte ai cittadini e anche ai dipendenti.